oggi risento l'emozione di quella serata. Oggi è di più perché si lascia indietro il rischio che abbiamo affrontato e dopodiché nascono i ricordi. Buonasera, la nostra copertina dedicata a Città della Scienza di Napoli che 3 anni fa veniva distrutta da uno spaventoso incendio, una ferita ancora aperta per la città che attende risposte su responsabilità e colpevoli. Ma intanto prova a rinascere, il caso di dirlo, dalle sue ceneri lo Science Center napoletano, oggi l'inaugurazione di Corporea, il primo museo interattivo dedicato al corpo umano, a Bagnoli anche il ministro delle infrastrutture Delrio. A 3 anni esatti dunque dal rogo che distrusse Città della Scienza è stato inaugurato oggi Corporea, il primo museo interattivo d'Europa sulla salute e il corpo umano, che sarà aperto al pubblico però da dicembre. Per noi c'era Giovanni Messina. Bagnoli va avanti, il Presidente del Consiglio era venuto qui all'inizio del suo mandato, ricordo bene, eravamo venuti qui a rinnovare l'accordo di programma quadro. Era il 14 agosto. Bravissimo, è stato un impegno che ci siamo presi, che il Presidente Renzi ha preso e che oggi viene fisicamente concretizzato. Confida nella Bagnoli del futuro il Ministro delle Infrastrutture Delrio, che arriva a Città della Scienza per il taglio del nastro dell'avveniristico edificio di Corporea, museo interattivo dedicato al corpo umano. Sarà visitabile a partire da dicembre. È un pomeriggio di festa con la musica di Eugenio Bennato e i ragazzi delle scuole. Si va pian piano rimarginando la ferita inferta dal devastante incendio doloso di 3 anni fa. Esecutori e mandanti non sono stati ancora individuati. Quel che è certo è che non sono riusciti a mandare in frantumi sogni e speranze, quella di veder rinascere questi luoghi. Sulla ricostruzione resta la frattura tra governo e comune di Napoli. Per De Magistris... Questo commissariamento da 1 anno e mezzo ci ha tenuto fermi, adesso facesse quello che deve fare, la bonifica, saremmo le persone più felici di questo mondo se il governo utilizzasse tutti i soldi, stanno là. Il presidente della regione Vincenzo De Luca spinge invece lo sguardo al 2019, anno in cui si terranno le Universiadi, con Napoli candidata a ospitare l'evento. E se le cose vanno come devono andare, un grande villaggio turistico sportivo che accoglie 15.000 atleti di tutto il mondo e che proietta l'immagine di Napoli, di Bagnoli, della Campania nel mondo, è una rivoluzione. In molti ricorderanno ancora il rosso delle fiamme, lo abbiamo visto anche nelle immagini di copertina, che illuminò a lungo il cielo in quella notte del 4 marzo del 2013. Enzo Perone ha ripercorso quei momenti con chi li ha vissuti molto da vicino. È abbastanza grosso come proporzione. Noi ci siamo subito predisposti in un perimetro tale che abbiamo contenuto facendo una barriera con acqua di raffreddamento alle zone ancora integre. L'allarme era rosso, insomma, bisognava stare molto attenti, vero? Sì, l'allarme era rosso perché si sentiva la nostra sala operativa che dava delle direttive per tutto ciò, per tutte le richieste che arrivavano telefonicamente. Una lingua di fuoco così alta, imponente, in quale altre occasioni lei l'ha vista nella sua lunga esperienza professionale? L'ho vissuta il periodo dell'incendio della raffineria di Napoli e lo scoppio di Secondigliano. Fortunatamente a Città della Scienza, lei mi ha detto meno male che accadde di notte, lì ci sono delle visite degli studenti quotidianamente, per cui anche questo insomma è stata una salvezza. Sì, sicuramente sì, perché l'aria era non sorvegliata da nessuno, non c'era nessuno. Quanto tempo ci è voluto per domare le fiamme? Noi abbiamo lavorato intensamente fino alle 10 del mattino, che poi dopo c'è stato un prosieguo dei nostri colleghi di cambio turno, perché si è dovuto demolire tutto ciò che era rimasto. La fortuna è che le altre parti non interessate sono state salvate. In una devastazione così grande i focolai dolosi erano difficili da ritrovare, vero? L'incendio era di una grossa proporzione e diventa molto difficile. Le indagini stanno ancora aperte, noi tutto ciò che dovevamo fare l'abbiamo fatto al momento in cui abbiamo relazionato e è stato mandato alla procura. Siete riusciti come sempre ad avere la meglio su questo nemico che per voi sono innanzitutto le fiamme. Dopo aver avuto il cambio ci siamo stretti la mano tutti noi dicendoci grazie a ognuno di noi.